Ciao amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare le bruschette col pomodoro e il basilico. Vediamo sempre gli ingredienti: un pomodoro, un panino, dell'olio al basilico, del sale. Andiamo alla preparazione. Andiamo a tagliare il panino. Mi sono dimenticato di mettere negli ingredienti, come al solito, l'aglio. Prendiamo un picchio d'aglio, lo peliamo e tagliamo in due parti. Lo mettiamo dentro una bolla. Se si pela. Ok, così, intero. Poi andiamo a prendere il pomodoro, tagliamo anche lui a cubetti. Mettiamo tutto dentro alla bowl. Ok, adesso prendiamo sale, mettiamo dentro, e l'olio basilico. Mischiamo. E lo lasciamo circa una mezz'oretta, che almeno si sapolisce. Un po' di olio, prendiamo il pane e lo spennelliamo in tutte e due le parti.
Ok, questo è pronto. Prendiamo una padella, facciamo scaldare e poi li mettiamo dentro per far tostare. Ecco che la pentola è calda, mettiamo dentro. Adesso facciamo passare 2-3 minuti, poi giriamo. Ecco, sono passati 2 minuti, andiamo a girarli. Facciamo passare ancora un paio di minuti. Ok, sono passati 2 minuti, andiamo a toglierli. Eccoli qua, sono pronti. Adesso andiamo a farcirli. Prendiamo i pomodori. Oh, per chi piace si può mettere su uno spolverato di origano. Facciamo metà con, metà senza. Ok, i nostri stuzzichini sono pronti.